nello studio della termodinamica utilizzeremo particolari trasformazioni, quelle che già conosciamo, isobara, isogora, isoterma, in più vedremo anche le adiabatiche. Si tratta di trasformazioni quasi statiche. Vediamo quindi che cosa significa quasi statiche. Significa che sono trasformazioni nelle quali il sistema termodinamico, che per noi quasi sempre è un gas perfetto, attraversa stati di equilibrio. Quindi queste trasformazioni sono estremamente lente, il gas si trova in ogni momento in equilibrio, in stati di equilibrio, quindi ha una ben precisa pressione in tutto il volume e una ben precisa temperatura in tutte le sue parti. Perciò dal punto di vista grafico le trasformazioni quasi statiche sono rappresentate nel piano PV da una linea continua fatta di tantissimi puntini, ogni puntino è uno stato intermedio di equilibrio. Quindi le trasformazioni quasi statiche sono costituite da una successione di un numero al limite infinito di stati di equilibrio, ciascuno dei quali è rappresentato da un punto nel grafico PV. Una trasformazione quasi statica è costituita da una successione di stati di equilibrio, è un procedimento ideale in cui la trasformazione è ottenuta passando per un numero enorme di stati di equilibrio intermedi, ognuno dei quali differisce pochissimo dal precedente. Vediamo allora com'è una trasformazione che non è quasi statica, cioè una trasformazione reale. Qua per esempio nel piano PV è rappresentato come bisognerebbe disegnare una trasformazione improvvisa, un gas che si espande di volume e nel momento in cui si espande, intanto che aumenta di volume, la sua pressione non è ben definita in quanto diverse zone del gas hanno pressioni diverse e anche la temperatura non è ben definita perché diverse zone del gas hanno temperature diverse in quel momento. Soltanto gli stati iniziale e finale A e B sono ben definiti, nella fase intermedia invece ci sono valori di pressione diversificati e valori di temperatura diversificati all'interno del sistema nel corso della sua rapida evoluzione. Come dicevo prima, non utilizzeremo soltanto queste tre particolari trasformazioni quasi statiche, quindi isobara, isogora, isoterma, ma anche le trasformazioni adiabatiche che avvengono senza scambi di calore tra il sistema fisico e l'ambiente esterno. Quindi dobbiamo immaginare il sistema fisico, cioè per noi quasi sempre il gas perfetto, chiuso in un contenitore isolato termicamente dall'esterno con cui non può scambiare calore né in entrata né in uscita. E poi vedremo anche le trasformazioni cicliche, dove il gas attraversa una successione sempre di stati di equilibrio, quindi sono sempre trasformazioni quasi statiche, per poi tornare nello stato iniziale. Perciò nel piano PV una trasformazione ciclica è rappresentata da una linea chiusa. Vedremo anche che poi c'è differenza se questa linea chiusa è percorsa in senso orario o antiorario. Nel primo caso abbiamo i motori termici, nel secondo caso abbiamo i frigoriferi.